hai paura a venire in macchina con me, visto come è andata a finire l'ultima volta? Stavolta sono equipaggiato, mi puoi lasciare dove ti pare. No, tranquillo, stavolta niente sorprese. Ah, io lo zaino me lo tengo stretto, non si sa mai. Io faccio io la sorpresa stavolta. Siamo sul tracciato di una vecchia ferrovia, i binari l'hanno tolti, sono rimaste alcune strutture, le gallerie e un ponte di ferro che tra poco vi faremo vedere. Io e Dario siamo venuti a passare un paio di giorni nel bel mezzo del nulla, in modo da avere la possibilità di testare sul campo un paio dei suoi coltelli. Su Dario dovete sapere le seguenti cose: fabbrica coltelli a mano ed è estremamente malvagio ed è proprio questa sua malvagità che gli conferisce l'abilità di fabbricare dei coltelli veramente molto molto fighi. Il suo brand si chiama Neandertart. Ho preso in prestito il tarp di Livio, tanto a lui non serve perché non è un vero bushcrafter. Guarda, se c'è un po' di giustizia a questo mondo, stanotte piove e tu ti ammolli tutto. Tanto lo sai che non succederà. Ma vai all'inferno, vai. Visto che quel maledetto si è preso il mio tarp nuovo, a me purtroppo tocca la tenda. Il terrore dei bushcrafter. Sì, perché a diventare campeggiatori è un attimo. Basta una sola notte con questa per venire immediatamente iscritti nel registro degli sfigati. Ma d'altra parte io figo non lo sono mai stato e quindi posso utilizzarla senza paura. Lo scorso anno di questi tempi, durante il lockdown, ho caricato un video su questa tenda che ha riscosso parecchio successo e tuttora continuano ad arrivarmi un sacco di domande. Quindi voglio tornare un attimo a parlarne brevemente e soffermandomi in particolare su due aspetti, che sono quelli delle dimensioni, intese come spazio vivibile all'interno una volta montata, e quello dell'impermeabilità. Per quanto riguarda le dimensioni, è una tenda piccola, nel senso che non ci si sta neanche seduti dentro, potete utilizzarla esclusivamente per dormire. Ma d'altra parte queste sono le dimensioni, è estremamente leggera, estremamente compatta e quindi direi che tutto dalla vita non si può avere. Che bello avere uno schiavetto che si occupa della legna al posto mio. Questo è l'interno, spero che riusciate a capirci qualcosa. Come vedete c'è appena lo spazio per stare distesi, neanche seduti ci si sta, così già tocco. Però, come abbiamo detto, se volete leggerezza e compattezza, quindi una tenda da un posto, una persona, dovete prendervi questa. Se volete una tenda vivibile, dovete prendervi come minimo una o due posti, ma i pesi e gli ingombri quasi raddoppiano. Oh, quando dico dovete prendervi questa qui, intendo questa qui non come modello, come tipologia, quindi parliamo di tende monoposto. Altro aspetto che ha suscitato un po' di perplessità è l'impermeabilità. Questa tenda non ha una colonna d'acqua elevatissima, adesso non ricordo, mi sembra 2000 o 3000 mm. A qualcuno giustamente può sembrare poca, però io vi dico che per esperienza, se viene giù il diluvio universale, potete avere tutte le colonne d'acqua che volete, ma vi bagnate lo stesso. Ho un ricordo abbastanza significativo dei tempi dello scautismo. Ricordo che eravamo sotto questo
temporale assurdo e l'acqua entrava nella tenda schizzando dalle chiusure lampo. Quindi se viene giù il diluvio vi bagnate, non c'è colonna d'acqua che tenga. Io utilizzo queste tende qui della Ferrino da diversi anni e è vero che non hanno un'impermeabilità esagerata, però sono molto traspiranti e questo secondo me è un parametro molto importante, perché se la tenda non traspira vi fa la condensa e la mattina vi svegliate bagnati anche se non ha piovuto. Quindi impermeabilità, colonna d'acqua, sì, è un parametro importante, però nella scelta della tenda non fossilizzatevi solo su quello. Questi sono i due coltelli che useremo durante questa uscita. Però a questo punto direi di fare un salto in laboratorio. Ah, vuoi fare un salto in laboratorio? Certo. Guarda, non c'è problema. Metti la mano così. Fermo, eh. Questa è Giuditta ed è la mia fedele compagna di uscita da più di un anno. È un coltello da campo, il suo tagliente utile è di 25 cm per una lunghezza totale di 40. Ho scelto di usare l'S7 da 9 mm ed un manico in G10 verde militare con pin in carbonio. Questo è il Castoro ed è un coltello da campo con lama da 20 cm per una lunghezza totale di 32. La lama è realizzata in A8 modificato da 6 mm, mentre per il manico ho optato per un G10 arancio fissato con viti in acciaio inox. La particolarità di questo manico è nella texture che ho chiamato Desert Rose Super Grip. Andando a creare questa micro dentatura antiscivolo ho risolto un mio grande problema, che è l'eccessiva sudorazione delle mani durante il lavoro. In questo modo si ha una presa salda senza dover andare a ricorrere al classico laccio in paracord. Azione! Che palle! Guarda, prima l'ho provata, invece sono anche appeso, ho detto tanto non scappa. Che palle! Siamo dei fenomeni! L'accrocco che abbiamo fatto per tenere sulla corda purtroppo non ha funzionato. Adesso ritentiamo con le bottiglie sperando di essere più fortunati. Azione! Stavolta ce l'abbiamo fatta, eh! Torniamo al bivacco, dai, stiamo dando noia al cane.
Stiamo cominciando a radunare, a tagliare un po' di legna, perché stasera accenderemo un piccolo fuoco per cucinare qualcosa. Giuditta per me è veramente troppo grande e pesante, così mi sono appropriato del castoro. È comunque un coltello grande per i miei standard, però ho avuto modo di provarlo già nelle scorse settimane e devo dire che una volta presa la mano è un ottimo attrezzo. Io con la forza bruta non me la cavo bene come Dario. Però il coltello lavora bene lo stesso. Ci vuole la forza bruta, c'è poco da fa. Pronto? Non è stato un avversario così potente. Funzionato? Sì, sì. Tu l'hai mai distrutto le mani, la minaccia tua? Potevi battere un po' più piano. Ma guarda tu che maniere proprio da villano proprio. Dario è tutto forico perché i suoi coltelli sono super fighi e si sta spompando come un povero babbeo. Io che sono più anziano e quindi tendo a conservare le energie, mi sto divertendo con qualche lavoretto un po' più di fino. Ah, ma c'è pure quello piccolo. Che roba è questo? Fa un po' vedere. Questo è il Lusievo ed è un neck knife Neolox da 5 mm. Si è fatta una certa e stiamo cominciando ad improntare la cena. Quando si tratta di cucina, come vedete, c'è sempre la massima organizzazione. Un pezzaccio di stagnola con dentro dei wurstel e il solito pane scout che purtroppo mi è sfuggito e si è un po' bruciacchiato, però abbiamo una fame da lupi e ce lo mangeremo lo stesso, vero? Certo. Brucia? Però è ghiotto, ci piace. Fa un po' vedere, mettilo un po'. Mamma mia. Questo è quello col formaggio dentro. Proprio malefico, malefico. Lo state vedendo? Io spero che tutti lo stiano vedendo. Aspetta che ho preso una... Ah, era un nodo di budello, aspetta, mo lo assaggio da qua. Che hai preso? È il budello, non si staccava. Ok, sei promosso come chef, ci piace. Ottimo. Madonna mia, qui sta a prendere fuoco tutto. Porca miseriaccia. Occhio, guarda il pane là. Salvalo. C'è il grasso delle salsicce che è peggio del napalm, porca miseria.
arrivato il momento di coricarsi. Sottofondo c'è il rumore del torrente, è molto conciliante. Buonanotte. Buongiorno. Non si direbbe che abbia dormito bene, però è così. Mario fa lo spiritoso con me, ve ne sarete accorti. Per quelli di voi che si sono persi le puntate precedenti, dovete sapere che qualche mese fa è arrivato addirittura ad abbandonarmi in mezzo al nulla, da solo e praticamente senza equipaggiamento, costringendomi a dormire per terra nel bosco, a bere l'acqua putrida del torrente e addirittura a mangiare vermi. Ditemi voi se questa non è malvagità pura. Ma sapete una cosa? Anche io posso essere malvagio se voglio, ed oggi ve lo dimostrerò. Il pollo dorme beatamente, lasciando incustoditi i propri coltelli. Grosso errore. Buongiorno. Buongiorno. Ma dove sta? Dove sta Giuditta? L'avevo messa qua. Livio, ma porca miseria, hai visto Giuditta che non la trovo più? Sì, guarda, te l'ho messa in fresco. È lì nel fiume. Vedi dov'è la bottiglia? Lì. Dai, non fa quella faccia. Non ti gusta l'idea di un bel bagnetto fresco di prima mattina? Vai a prepararti. Ma... Vai. Fa freddino stamattina. Sì. Non lo invidio per niente. Ho paura. Devo fare 3 metri nell'acqua, ma tremo già. I sassi già sono freddissimi. Vai, poche chiacchiere. Non è fredda come pensavo, ma comunque sono lame affilate che mi puccicano le gambe, muoio. Avevo detto che mi sarei buttato, ma non so se ce la faccio. Oddio. La vendetta sarà più fredda di quest'acqua, sappilo. Ma questa è già la mia vendetta per la tua bravata, quindi sì, ne farò direi, un'altra di bravata. Direi che siamo pari. Vabbè, e che c'è? Ti sei bloccato? Qual è Vabbè, il problema? Vabbè, raga, dai. Se mi prende un colpo, vi ho sempre voluto bene, questo è il mio testamento. I coltelli, seppellitevi con me, lui non si merita niente. Vai. 3. Dammi un tempo tu, io, sennò poi... 3, 2, 1, sì. Via! Non è così fredda, anzi sì. Vai. Vai, recupera. Sì! Sì, l'ho fatto. Sì, ma esci mo prima, allora, che ti prendo un colpo. Adesso il mio corpo sta già andando in bollore. Se questa è la sensazione, non voglio mai essere ibernato. Ok, adesso è piacevole. Dunque l'acqua è più fredda della temperatura esterna, quindi ora è caldo. Ragazzi, questo è il premio. Che cosa fai adesso? Sto facendo la palettina per spalmare la Nutella su Maritozzi.
Sei sicuro che gli M&M's non ce li vuoi, eh? No che non ce li voglio, sei pazzo? Dopo la bravata di prima nel fiume, adesso ci concediamo una modesta colazione. Sì, dai. A base di maritozzi con la Nutella. Ta cacchio di Nutella ci hai messo? Si spalma, che devo fare? Si sta rannuvolando, quindi prima che cominci a piovere leviamo le tende, letteralmente. Bello il tuo materassino per bambini. Hai visto? Sì. Per bambini. Sto utilizzando da qualche settimana questo zaino che mi è stato mandato dalla Mountain Top. Ne ho già parlato in un breve video su Instagram e mi avete chiesto di darvi le mie impressioni dopo l'utilizzo. Ebbene, siamo alla seconda uscita con questo zaino e mi trovo molto bene. Ribadisco che per quello che costa è uno zaino più che discreto. Quello che mi piace di più di questo zaino è che, pur rimanendo abbastanza compatto, è in realtà molto capiente, ed avendo diversi sistemi di cinghie esterne si può trasportare veramente tanto materiale. Qualche settimana fa l'ho utilizzato per un'uscita sulla neve e mi sono portato veramente di tutto. Se al contrario avete poche cose appresso, perché magari si tratta di un'uscita estiva, quindi sacco a pelo più leggero e compatto, meno indumenti e via dicendo, si porta bene comunque perché ha tantissime cinte per il controllo del carico, sia lateralmente che davanti. Una cosa che mi ha stupito sono i materiali e le finiture. Questo zaino è bello. Quando lo tirate fuori dalla scatola, vi assicuro che, come si dice a Roma, fa la sua porca figura. È lo zaino più figo del mondo? Assolutamente no. Però non è detto che a me o a voi serva lo zaino più figo del mondo. Ragazzi, mi raccomando, non dimenticate di seguirci su Instagram. Livio Astorino Outdoors e dove sta? E Neandertart. E se non volete perdervi Livio che mangia un lombrico, trovate il video in schermata finale. Iscrivetevi al canale, come al solito, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Noi vi salutiamo e ci vediamo ad una prossima avventura. Ciao! Ciao! Da sotto non sembra, ma so 30 metri di altezza. E lì da qualche parte c'era il nostro accampamento.